Lunedì 23 novembre, presso la Questura di Torino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione e l'inaugurazione della saletta riservata alle donne vittime di violenza. Sono intervenuti il Questore di Torino Salvatore Longo e Lucia Centillo, consigliera delegata ai diritti sociali della città metropolitana di Torino. La saletta presso la Questura è una nuova tappa del progetto Una stanza per te, un'idea nata da una proposta dell'Associazione Svolta Donna per creare all'interno di commissariati e caserme degli spazi protetti, accoglienti ma adeguatamente attrezzati per raccogliere le testimonianze delle donne che entrano per denunciare violenze su di sé o sui propri familiari. È un dato sociale inquietante, è un fenomeno che tocca la dignità delle donne. La causa di morte più significativa delle donne in età fertile, quindi il contrasto alla violenza maschile contro le donne e l'eliminazione di questo fenomeno è estremamente importante dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista educativo, perché coinvolge anche i minori nella cosiddetta violenza assistita, e anche dal punto di vista economico, perché la sofferenza è una sofferenza che costa anche in termini economici. L'ex provincia di Torino nel 2014 ha dato il via al progetto di risistemazione degli spazi in 15 commissariati e caserme dei territori, comandi di compagnia dei carabinieri, commissariati di polizia e nuclei specializzati di polizia locale. Ora la città metropolitana ha raccolto il testimone per il completamento della rete di salette. Un'iniziativa importante che vede la sua realizzazione grazie ad un rapporto interistituzionale che in questa città è splendido tra le forze dell'ordine tutte, carabinieri, polizia municipale, polizia di Stato e istituzioni politiche, la provincia prima, la città metropolitana ora e i servizi sociali.